Grazie Presidente. Volevo portare all'attenzione dell'Aula i recenti episodi di maltempo che sono avvenuti nel Torinese. Ci sono stati dei gravi episodi, in particolare in Val di Susa c'è stato un fiume di fango che ha travolto una parte del paese di Bussoleno. I danni sono ingenti, ci sono state 200 persone evacuate, case distrutte, automobili distrutte, strade inagibili. La cosa triste è che tutto questo accade in un territorio che è stato proprio l'anno scorso colpito da una stagione di incendi molto violenta, anche quella. E il pensiero comune è che proprio sia stata la scomparsa dei boschi a portare all'alterazione del terreno e quindi ad avere agevolato questo disastro. Io abito in quel territorio, per me è impensabile che nel 2018 i cittadini abbiano paura della pioggia e guardino il cielo con preoccupazione. Purtroppo questo è successo in questi giorni. I cittadini dicono si poteva evitare, non è stato fatto praticamente nulla dopo gli incendi e anche dopo recenti avvisaglie delle ultime settimane. Io volevo portare in quest'Aula la vicinanza mia personale del gruppo parlamentare, ma sono sicuro di tutta la Camera, alle comunità locali. Volevo ringraziare di cuore le persone che si stanno occupando delle operazioni per riportare il paese e il territorio alle condizioni normali e dire che noi ci siamo, ci stiamo attivando e speriamo in una rapida risoluzione della questione. Grazie.